Asim. Juventus Sassuolo per non vanificare la vittoria contro il Milan e recuperare altri punti in classifica, ma anche per dare continuità, perché tre vittorie consecutive in questo campionato non le abbiamo mai fatte. Abbiamo vinto? Ancora non lo so. Sono pronto per sistemarmi a guardare la partita in maglia blu. L'altra volta non è andata bene, è la prima volta che la indossiamo all'Allianz Stadium e spero di vedere una grande Juventus che mi faccia emozionare ed esultare tanto. E sempre forza Juve! Ottima situazione di gioco, siamo andati in 4 contro 4 ad attaccare la linea del Sassuolo qui al terzo minuto. Ronaldo però se l'è allungata troppo. Il cross di Frabotta, Ronaldo disturbato da Ferrari, per poco non impattava di testa. Szczęsny che in fase difensiva strilla addosso ai compagni, li tiene svegli, dice Chiesa non così passivi, dai Fede. E adesso Chiesa recupera questo pallone, ce ne andiamo in avanti, lunga su Dybala, accompagna anche Chiesa, McKennie su Ronaldo, siamo ancora dentro l'area, a sinistra Ronaldo, il tacco per Frabotta, il cross deviato, calcio d'angolo, il primo della partita al settimo minuto. Ronaldo di testa, palla sopra la traversa sulla parte superiore della rete, su un cross di Dybala sui sviluppi di un corner, anticipato consigli. Dybala ha fatto uno stop di un campanile e poi un cross affettato straordinario, ma Ronaldo che ha saltato, ovviamente ha preso l'ascensore 10 centimetri alto. Anzi, sarebbe stato calcio d'angolo, c'è stata deviazione dei consigli ma non l'ha vista nessuno. Szczęsny si sta sgolando perché appena il Sassuolo indietreggia un attimo nella pressione dobbiamo salire, ma siamo saliti tardi. Grandissima palla di Bentancur per McKennie, riesce a stopparla un po' difettosa, poi il colpo di tacco, Frabotta! Sopra la traversa, ma sarà calcio d'angolo all'undicesimo minuto, si dispera Gianluca Frabotta, qui Bentancur, senza guardare, in quel quadrato pericolosissimo gliela buttata la palla a McKennie, tacco e tunnel in aria di questo per Frabotta. Non mi aspetto che Bonucci prenda un giallo al tredicesimo minuto perché ha perso un contrasto fisico con Caputo che gli stava andando via, cioè Caputo, non Boga. E lo conosci, ci giochi anche in nazionale, o comunque lo conosci, e ti fai fregare così, giallo al tredicesimo. Diciannovesimo, problema per McKennie ed entra Ramsey, che quindi dovrà fare tutto il resto della partita probabilmente. Avevo sentito Pirlo che diceva Aaron, ho detto ma perché sta chiamando Aaron? Perché doveva scendere in campo di corsa. McKennie che aveva fatto anche bene. Comunque sta camminando nell'uscire McKennie, quindi problema fisico non grave, speriamo sia fermato in tempo. Dybala in area, corto per Ramsey che gli dà il tacco, però anticipato Dybala e sarà calcio d'angolo. Lancia di Bonucci per Ronaldo in area, se l'allunga un po' troppo, alla fine non sarà neanche calcio d'angolo. Infatti Ronaldo se la prende con se stesso e un po' di sfortuna, se l'è allungata troppo col ginocchio. Sì. Ramsey, Dybala, Ramsey, Arthur Dybala, troppo leziosi. Dybala cade a terra ma non credo ci fosse contatto lì in area e comunque non viene fischiato nulla. E dovevamo calciare, qui qualcuno doveva calciare e poi palla persa da Chiesa lì davanti. Grandissimo recupero palla Chiesa che però poi lascia andare la palla fuori perché era a terra un giocatore del Sassuolo, stavamo facendo una ripartenza. Gli stanno dicendo che non bisognava buttare la palla fuori a Chiesa perché il Sassuolo non si è fermato, quindi non aveva senso fermarsi. Era a terra Juricic, che comunque non ha assolutamente nulla. Fallo di Bentancur, ma non aveva assolutamente nulla. Nulla di Juricic. Ci siamo aperti, Caputo tira, 10 metri al lato per fortuna. Qui al 37esimo, loro quando contrattaccano riescono a trovare gli spazi, noi quando li attacchiamo gli spazi non li troviamo. 39esimo, siamo fermi perché Dybala in un recupero difensivo ha preso una botta a una coscia, si sta scaldando Kulusevski.
Dybala si è buttato a terra, ha male alla gamba, sta per uscire, entra rapidamente Kulusevski, secondo cambio per infortunio bruciato nel primo tempo. A mio avviso tutto nasce da un fallo di Ferrari su Dybala in un recupero palla in attacco per noi che l'arbitro non ha fischiato. Dybala è tornato dietro, è andato a recuperare palla sotto la rete e si è fatto male. Tra l'altro non si sta giocando mai, adesso fallaccio di Obiang su Chiesa, ammonito Obiang, forse ci poteva stare anche qualcosa di più. Cioè, per quello che è stato il rosso preso... mamma mia, distorsione alla caviglia sinistra per Chiesa. Questo poteva essere rosso. Giudicare del rosso che prese Chiesa quando fu espulso, questo qui era rosso, ma c'era un altro arbitro, un'altra partita. Ghiaccio per Chiesa. Chiesa non ce la fa. Chiesa si dispera perché non ce la fa. È stato soccorso e ha messo il ghiaccio, ma ha dolore. Massa lo va a rivedere, forse gli dà il rosso a questo punto a Obiang, ma è rosso, cioè che vuoi dire. Espulso Pedro Bianc al 46esimo, che non si gioca da 3 minuti, 4 minuti di recupero che forse saranno 8. Espulso Bianc, forse almeno così migliora un po' la situazione, ma qua tra poco vado a giocare io, la maglia ce l'ho, tolgo le cuffie e vado. E che vuoi capire le condizioni di Chiesa? Devi solo decidere se cambiarlo adesso o nell'intervallo per non sprecare un altro slot. L'ha ucciso, l'ha distrutto. Attenzione, attacco, attivo! Frabotta Ronaldo non ci arriva! Riesce a tenerla in campo, poi si salva il Sassuolo in qualche modo, palla messa fuori Frabotta! Stava segnando, Ronaldo non ce l'ha fatto, forse un tacco di Demiral in area. Assurda questa fase d'attacco finale. Kulusevski, Artur, Ronaldo danza anticipando consigli, ancora Artur, dietro il cross di Bentancur sul secondo palo, colpo di testa, sponda, Borucci sopra la rete. Perde palla Kirikes sulla pressione di Ronaldo, Kulusevski porta palla ma non sa cosa fare, poi però gli mette una palla bellissima a Ramsey che viene intercettato proprio da Kirikes. Gran palla di Kulusevski. Kulusevski, Ramsey, si ferma perché è uscito consigli, Ramsey non sa cosa fare, poi passa Kulusevski, destro, alto, a porta vuota anche se c'erano i difensori davanti, ma che occasione sprecata, ma Ramsey deve eseguire meglio, più velocemente deve concludere, perché non hai tirato? Assurdo, poi a Kulusevski l'ha data sul destro e Kulusevski non se l'è spostata sul sinistro. Al 50esimo finisce il primo tempo in una situazione disastrosa. Non voglio neanche sapere che cos'ha Federico Chiesa, voglio solo vederlo in campo per tutti gli altri 45 minuti. Ma non ho grande fiducia. 0-0. Allora, non si è capito se Chiesa ce la fa, pare di sì. Dybala pare si sia distorto il ginocchio. Ed entra Rabiot al posto di Bentancur che è ammonito e quindi per guadagnare uno slot nell'intervallo Pirlo fa sto cambio perché l'avrebbe dovuto fare comunque perché Bentancur ha deciso pur in una buona partita ma di farsi ammonire anche stavolta. E vediamo che secondo tempo sarà e crediamoci! Kulusevski, Ramsey, finta! Tiro, ribattuto! Aveva fatto anche una cosa intelligente, ma c'erano tre uomini davanti. Possibile occasione al 50esimo. Kulusevski scarica il rimorchio, ma non è possibile però che con l'uomo in più siamo in meno dentro l'area di rigore. Danilo! 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 1-0! Un missile, non si è fermata questa palla, si è fermata contro la rete, non ha sbattuto mai per terra. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
Adesso l'abbiamo messa bene, adesso dobbiamo continuare bene. E grazie Danilo. Ma come ha fatto a segnare De Frel? Ma come ha fatto a segnare De Frel? Ma come abbiamo fatto a prendere gol così? Pareggio del Sassuolo al 58esimo. Cioè hanno fatto possesso palla per 2-3 minuti. E oddio, avevamo la linea di difesa schierata. Ma com'è possibile? Cioè cross dentro così. Demiral si fa scavalcare e Bonucci è dietro in ritardo che non lo può intercettare. No, assurdo. Ranse per Ronaldo! Ronaldo prova a scavalcare Consigli che gli arriva addosso! Ma non c'è fallo secondo Massa e poi la palla viene recuperata dalla difesa del Sassuolo. Grandissimo lancio di Ramsey per Ronaldo. Si è acceso Ramsey. Si era anche acceso Ronaldo. Spento, spentissimo stasera. Voglio rivedere il replay. Io non lo so. Cioè, il portiere Consigli è andato addosso a Ronaldo. Non c'è rigore. Kulusevski, chiesa in aria. Riesce a tirare e sarà calcio d'angolo. No, palo esterno rimesso dal fondo. De Frele stile entro, spacco, esco, ciao. Segnato dopo neanche 10 minuti, sostituito, entra Boga. Chiesa, appoggia Ronaldo, spazi strettissimi. Artur prova a calciare, tiro smorzato, non riesce ad avventarsi nessuno. Kulusevski se la porta sul sinistro, poi tira, invece di passare c'erano tutti i compagni in area. Riesce a guadagnare almeno un calcio d'angolo, ma era un tiro che non sarebbe finito da nessuna parte. Colpo di testa di Rabiot. Palla sopra la traversa sul corner. Al 71esimo un tiro di Ronaldo dalla distanza di sinistro, ma una telefonata al portiere, nulla di... Vorrei capire veramente Ronaldo se ha deciso di incidere in questa partita oppure no. Frabotta regala palla a Muldur, poi gli fa fallo e sarà cartellino giallo a ridosso dell'area di rigore. Posizionamento sbagliatissimo di Frabotta, proprio sbagliato, sbagliato. Artur per Kulusevski, Kulusevski dentro, Ronaldo se la mangia! Ronaldo se l'ha mangiata davanti a Consigli, gliel'ha passata in bocca! Ma su un'azione perfetta, Artur verticalizza per Kulusevski che ha visto una palla lì davanti in aria straordinaria, una palla straordinaria per Ronaldo. Artur, Kulusevski, Chiesa, Ramsey, ribattuto anche questo tiro. Era passata una palla sulla fascia destra per Chiesa, veramente ottima. Ma c'era solo Ramsey dentro l'area di rigore, solo. Boga, Boga, Boga. Frabotta! Ramsey! Ramsey! 82! 2-1! Ramsey! Sul cross di Frabotta! Stava per uscire, sarebbe uscito tra un attimo! E forse esce adesso! Ma ci mette la zampata dopo tanta qualità, dopo tanti tentativi, tanto lavoro oscuro per provare a mettere questa partita sui tre punti. E ce la fa Aaron. Ronaldo lascia sfilare per Frabotta che mette un cross perfetto. Errore di tre giocatori del Sassuolo, o almeno due. E si inserisce, Ramsey la mette sull'altro palo. Anzi, a momenti se la fa parare Ramsey. Ma è gol. Non voglio ancora gridare vittoria comunque, perché c'è un tiro del Sassuolo all'84esimo, ma è centrale, blocca Szczęsny, anche se ancora ci hanno preso in ripartenza. E allora a 5 minuti dalla fine, più recupero, esce Ramsey, esce Chiesa, entra Morata, entra Bernardeschi, per dare minuti a Morata e gestire anche un po', con un po' di fisicità in più e di freschezza con Bernardeschi, questi minuti cruciali. Ronaldo, 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 gol! Ha segnato all'ultima occasione utile, Cristiano Ronaldo! A 30 secondi dalla fine, Juventus Sassuolo 3-1 con Ronaldo che si è lanciato da solo
dentro l'area di rigore. Si è svegliato tardi, ma si è svegliato. C'è anche lui. Voleva esserci. Non poteva fare zero anche in questa partita. E grande Cristiano che la chiude su un lancio di Danilo Ennesimo. Giocata. Danilo ha fatto un assist dopo un gol pazzesco. Adesso sì che è finita. Ed è finita! Juventus-Sassuolo 3-1. È stata una partita veramente in salita, anche di emozioni, anche di esito, perché le abbiamo viste tutte, stava succedendo di tutto. Alla fine, tre punti fondamentali e li abbiamo anche conquistati col merito. Raccontatemi la vostra partita nei commenti, questa è stata la mia live reaction. Mettete like se vi è piaciuta e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve!